Bene, allora avevo cominciato col parlare del libro di Eva Cantarella, Secondo Natura, e avevo cominciato a parlare appunto dell'omofilia, diciamo, della pederastia in Grecia, perché la prima parte del libro trattava appunto della Grecia, dato che la civiltà greca precede ellenica, precede quella romana latina. Allora, avevo appunto descritto cos'era la pederastia in Grecia, però ci sono molte altre cose da dire riguardo l'omosessualità greca. Dunque, diciamo che la pederastia era la forma prevalente, quella civilmente riconosciuta. Però esistevano altre forme, diciamo, non riconosciute, ma co che comunque erano diffuse, magari non approvate, o non completamente approvate, ma comunque esistevano altre forme di omosessualità. Cioè esisteva anche il rapporto fra due persone adulte, non solo fra un uomo adulto e un ragazzo. E un testo interessante, cioè che è opportuno leggere, conoscere, o perlomeno conoscere, diciamo, genericamente sono i dialoghi di Platone, ma in particolar modo il convivio di Platone. Platone notoriamente era, diciamo, gay, secondo il termine moderno. E secondo il termine del tempo probabilmente sarebbe stato definito un pederasta. Comunque, nel convivio lui si serve di un mito, presumibilmente inventato da lui, e lo mette in bocca al suo maestro Socrate per spiegare la natura dei vari orientamenti sessuali. Ora, c'è da notare che nell'antichità non è che il mondo fosse diviso fra etero e homo come invece adesso, no? Che si tende a fare delle distinzioni categoriche fra eterosessuali, omosessuali e eventualmente anche bisessuali, no? Per poter classificare quelle forme intermedie che inevitabilmente ci sono e che sono caratterizzate anche loro da tutta una serie di complesse manifestazioni, no? Che ogni categorizzazione in fatto di sesso o di natura umana generalmente intesa è pura convenzione. La realtà umana è sempre infinitamente più complessa di qualsiasi rappresentazione noi riusciamo a farcene. Questo bisogna ricordarselo sempre. Per capire la storia, per capire l'uomo, bisogna sempre rendersi conto che qualsiasi classificazione facciamo degli esseri umani è sempre convenzionale, quindi significa che può essere smontata in qualsiasi momento quando non la si ritiene più adeguata a farci capire sufficientemente la realtà. Ecco. E dunque, per ritornare a bomba, al convivio di Platone, Platone dice che una volta l'umanità era molto diversa da com'è adesso. Tutti gli esseri umani erano doppi in un certo senso, cioè avevano due corpi in uno, avevano quattro gambe, quattro braccia, due teste, quattro occhi, due bocche e via, cioè tutto doppio. Ecco. Ed erano poi divisi in tre sessi diversi, i maschi, le femmine e gli ermafroditi. Cioè i maschi che avevano
appunto due corpi maschili, cioè il corpo doppio era interamente maschile, le femmine era interamente femminile, e gli ermafroditi erano quelli che metà del corpo era maschile e l'altra metà era femminile. In questa epoca originaria, Zeus, che è sempre stato un rompiballe, un grandissimo rompiballe in tutti i miti dell'antica Grecia, Zeus, almeno a mio giudizio, è sempre stato un grandissimo rompiballe. Ne ha sempre combinate di tutti i colori, poi era un grandissimo tiranno, quindi un grande rompipalle. Temendo l'umanità e il suo potere, normalmente è una caratteristica di molte divinità antiche, no? La paura nei confronti dell'uomo, la paura che diventi troppo potente e cominci a sfidare gli dèi. Allora, Zeus, per poter mantenere il suo dominio, cosa fa? Decide di dimezzare, dividere ogni essere umano della terra in due. No? E dice, in questo modo ogni metà sarà così impegnato a cercare la metà perduta che non penserà a conquistare l'Olimpo, non penserà a ribellarsi agli dèi. No? E infatti l'uomo è così preso dai suoi affari amorosi che non ha tempo per nient'altro, sembra essere la morale, no? Perché Eros domina su tutti e tutti siamo così impegnati a cercare un rapporto di coppia soddisfacente che tutto il resto passa in secondo piano. Provate a immaginare come sarebbe la nostra vita senza sesso. Forse la troveremmo più noiosa, però sarebbe continuamente attiva, no? Perché saremmo così presi da problemi pratici che chissà dove saremmo adesso, probabilmente saremo migliaia di anni molto più evoluti. Comunque, piccola parentesi di riflessioni mie. Allora, Platone dice, a questo punto, no, ogni essere umano cerca la sua metà. E cosa succede? Che una parte delle persone cercano il proprio completamento in una persona del sesso opposto. Sono appunto le persone che vengono un ermafrodito, no? Che sono il risultato di un ermafrodito dimezzato. Altri invece cercheranno completamento in una persona dello stesso sesso, uomini che cercano altri uomini e donne che cercano altre donne. E questi invece sono gli individui che derivano dal dimezzamento di un maschio o di una femmina. No? Quindi Platone con questo mito vuole semplicemente appunto giustificare il significato dell'amore, che è la ricerca del completamento di se stessi. Nell'altro noi cerchiamo il completamento di noi stessi. Ma non si limita a dire che, come capita poi nella morale cristiana, che cioè, l'uomo deve cercare il proprio completamento nella donna e la donna deve cercare completamento nell'uomo. No. Dice, perché abbiamo nature diverse, ci sono certe persone che hanno bisogno di trovare il loro completamento in una persona dello stesso sesso e non dell'altro. Cioè, sotto questo punto di vista, Platone è consapevole che esistono orientamenti sessuali diversi. Non è una conquista da poco, perché a quel tempo appunto non si distinguevano le due cose. Perché nella maggior parte dei casi non è che ci fosse un'eterosessualità divisa da un'omosessualità, si manifestavano assieme nella maggior parte dei casi. Certo, anche a quel tempo sicuramente ci dovevano essere eterosessuali esclusivi e omosessuali esclusivi, però non è che si desse importanza, cioè, non era rilevante, non ci si rendeva conto, cioè magari appunto
quando si studiava la cosa, insomma, magari ci si rendeva conto che esistevano degli individui con un orientamento sessuale esclusivo. Però non è che la cosa avesse molta importanza, perché in realtà la contrapposizione, fa notare Eva Cantarella, nell'antichità non era fra eterosessualità e omosessualità, bensì tra attività e passività. Cioè l'uomo doveva essere quello, l'uomo adulto, formato, virile, doveva essere quello che doveva avere sempre un ruolo attivo nel rapporto sessuale, sia che l'avesse con una donna che con un maschio. Mentre appunto i maschi passivi venivano considerati appunto come non maschi, ma come una sorta di femmine, no? Cioè di uomini che avevano rinunciato alla propria natura maschile e riducendosi appunto a delle mezze femmine, perché il loro ruolo sessuale era simile a quello femminile, no? In particolar modo, per esempio, i prostituti, perché a quel tempo esistevano non solo i postriboli femminili, ma anche quelli maschili. In Grecia c'era la prostituzione maschile, come c'era nell'antica Roma, come c'era nelle città del Medio Oriente, no? Ed era una cosa normale. Quindi diciamo che la cosiddetta omosessualità mediterranea si era formata già a quel tempo, no? Poi vedremo che si è prolungata fino ai nostri tempi, anche per esempio nell'Italia meridionale, notoriamente è un tempo era una colonia greca, no? Per cui appunto, come dire, ciò che la contrapposizione anche lì non è fra orientamento etero e orientamento omo, ma fra attività e passività. Cioè un uomo che sodomizza un altro uomo nella cultura meridionale tradizionale non è un gay, non è un omosessuale, è un uomo, perché appunto assume sempre un ruolo attivo. È invece chi ha il ruolo passivo, che si fa penetrare, che è considerato poi un gay, un ricchione, un femminiello, no? Una mezza femmina, ecco. Perché in realtà per questo concetto maschilista, fondamentalmente maschilista, che viene appunto dalla cultura greca e latina, che è quella patriarcale e quindi maschilista, non è tanto appunto l'orientamento che fa la differenza, ma il ruolo, cioè esiste il ruolo maschile e esiste il ruolo femminile, che può essere assunto anche da un maschio, no? Ma ciò che conta è appunto una questione di ruoli tra i sessi, ma non di orientamento, perché in realtà non esisteva ancora la sessuofobia, cioè l'idea che il sesso sia male e perciò l'unica giustificazione che può avere è la riproduzione. Cioè a quel tempo l'idea che il sesso fosse limitato alla riproduzione era un'idea che non esisteva ancora, perché non esisteva ancora l'influenza dello spiritualismo cristiano, per cui il corpo è svalutato rispetto allo spirito, anche se l'orfismo già lavorava in questo senso, no? La religione orfica, che però non era ancora diffusa, cioè non era diffusa come il cristianesimo. Comunque di queste cose parleremo meglio più dettagliatamente nella prossima puntata e per il momento vi saluto, arrivederci.